L'invio imminente dei richiedenti asilo dal Regno Unito in Africa spinge i migranti in Irlanda. Droni russi sulla città di Mykolaiv sul Mar Nero. L'Ucraina reitera intanto gli allarmi sul complessivo peggioramento della situazione al fronte. Giorgia Meloni si candida alle elezioni europee, sarà capolista in tutte le circoscrizioni. L'Italia torni al centro dell'Europa, ha detto la Premier. A Dublino sono comparse tende lungo le strade, in particolare accanto all'ufficio che si occupa delle domande di asilo. C'è un dato che preoccupa: circa l'80% dei migranti arriva in Irlanda attraverso il confine aperto con l'Irlanda del Nord. I flussi sono aumentati nei mesi in cui il Regno Unito ha discusso l'invio dei richiedenti asilo in Ruanda, accordo infine approvato la scorsa settimana. Every country is entitled to have its own migration policy, but I certainly don't intend to allow anybody else's migration policy affect the integrity of our own one. And this country will not in any way, shape or form provide a loophole for anybody else's migration challenges. That's very clear. Si ritiene che il piano Ruanda abbia spinto molti migranti a lasciare il Regno Unito. Gli irlandesi lamentano la mancanza di case e 13.000 richieste di asilo nel 2023 hanno aggravato le tensioni. La scorsa settimana sono scoppiati scontri in una contea a sud di Dublino dopo la proposta di alloggiarvi dei migranti. Le autorità irlandesi sono a Londra lunedì per trovare un accordo. In attesa di una risposta di Hamas alla controproposta di Israele sulla liberazione degli ostaggi, a preoccupare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è anche la possibilità che la Corte Penale Internazionale possa mettere mandati di arresto nei suoi e nei confronti di funzionari israeliani per crimini di guerra. Il primo ministro continua ad essere contestato anche a casa. Sabato 27 aprile manifestanti sono scesi nelle piazze israeliane e hanno scandito cori e slogan contro Benjamin Netanyahu e il suo esecutivo. Nel frattempo si intensificano gli sforzi diplomatici per cercare di raggiungere un accordo tra Israele e Hamas. Dopo la telefonata di domenica 28 aprile tra il presidente statunitense Joe Biden e il premier israeliano Netanyahu, in settimana il segretario di Stato Anthony Blinken sarà in Giordania e in Israele, nel suo settimo viaggio nell'area dal 7 ottobre. A small strike is all it takes to force everyone to leave Palestine, and we will be witnessing the greatest catastrophe in the history of the Palestinian people. We ask Israel to stop its attack. Sul fronte della situazione umanitaria, domenica 28 aprile sono stati lanciati pacchetti sulla città di Gaza per la popolazione sfollata. Over the last few weeks, the amount of humanitarian aid going into Gaza has significantly increased. In the coming days, the amount of aid going into Gaza will continue to scale up even more. La War Central Kitchen ha annunciato che riprenderà dal 29 aprile la sua attività nella striscia di Gaza con la consegna di aiuti umanitari alla popolazione palestinese anche nel nord dell'enclave. Droni russi hanno colpito all'alba la città di Mykolaiv sul Mar Nero, provocando l'incendio di un albergo e danneggiando alcune infrastrutture energetiche, secondo quanto dichiarato da funzionari ucraini. Nel frattempo i vertici dell'esercito reiterano gli allarmi sul complessivo peggioramento della situazione al fronte, in attesa di ricevere nuove armi e munizioni da parte degli Stati Uniti. Secondo l'agenzia governativa russa RIA, l'attacco a Mykolaiv ha colpito un cantiere navale nel quale vengono assemblati droni, nonché un hotel che ospitava mercenari anglofoni che hanno combattuto per Kiev. Non è stato possibile verificare in modo indipendente le diverse versioni dei fatti. L'esercito ucraino ha inoltre informato che lungo tre sezioni della linea del fronte nella regione orientale di Donetsk si sta operando una ritirata tattica. Il Ministero della Difesa di Mosca ha fatto sapere invece da parte sua che 17 droni ucraini sono stati abbattuti durante la notte in quattro regioni sud-occidentali della Russia. Infine, in attesa di nuovi mezzi di difesa aerea, Kiev ha disposto la chiusura di alcune centrali elettriche a Kharkiv e Kiev, nonché in altre aree dell'Ucraina occidentale.
Il 28 aprile l'Ucraina ha ufficialmente notificato al Consiglio d'Europa di voler sospendere parzialmente i suoi obblighi nell'ambito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In base alla legge marziale in vigore nel paese dall'inizio dell'invasione russa nel febbraio del 2022, diversi articoli della Costituzione sono parzialmente sospesi, come consentito dall'articolo 15 della Convenzione. In caso di circostanze eccezionali, uno Stato contraente può infatti derogare all'obbligo di garantire alcuni diritti e libertà tutelati dalla Convenzione. Secondo la legge marziale, la libertà di movimento può essere limitata. Lo Stato ucraino è inoltre legittimato a reclutare i cittadini per rafforzare la difesa del paese. Le restrizioni sono legate anche alla recente legge sulla coscrizione, approvata in seconda lettura l'11 aprile. In vigore dal 18 maggio prossimo, la nuova legge prevede l'abbassamento dell'età di leva da 27 a 25 anni. Tensione al corteo contro il G7 Clima, Energia e Ambiente a Torino, dove un migliaio di manifestanti ha tentato di raggiungere la Reggia di Venaria, che ospita il vertice di 3 giorni. I movimenti ambientalisti e i NoTav hanno accusato i leader di promuovere quella che a loro dire è una finta transizione ecologica e hanno bloccato per alcuni minuti la tangenziale di Torino. I manifestanti hanno anche espresso la loro solidarietà ai palestinesi di Gaza e bruciato le foto dei 7 leader degli stati che fanno parte del G7. Un'Italia ambiziosa che possa contare a livello internazionale, che può cambiare l'Europa. Queste le parole utilizzate dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pronunciate in occasione dell'ultima giornata domenica della 3 giorni di conferenza programmatica di Fratelli d'Italia che si è tenuta a Pescara per lanciare la campagna elettorale in vista delle europee. Ma questa è stata soprattutto l'occasione per la Meloni anche per annunciare la propria candidatura, ha detto guiderò le liste in tutte le circoscrizioni elettorali, un modo anche per poter far guadagnare maggiori consensi al partito, anche perché, come lei stessa ha sottolineato, la Meloni è presidente del gruppo ECR del Parlamento europeo. E parlando del futuro Parlamento europeo, la Meloni ha anche spiegato l'idea di federare le destre, creando un modello molto simile a quanto già avviene in Italia con la coalizione a guida dell'esecutivo, anche se maggiori dettagli su quali forze politiche faranno parte di quella coalizione saranno noti soltanto dopo i risultati delle elezioni europee. Giorgia Orlandi, Euronews, Pescara. 200 persone sono accorse a Giulino di Mezzegra sul lago di Como domenica mattina per celebrare il 79° anniversario della morte di Benito Mussolini. Qui il dittatore fu giustiziato dai partigiani insieme all'amante Claretta Petacci. Poco prima, a Dongo, la città dove i partigiani arrestarono Mussolini, i neofascisti hanno deposto 15 rose nel lago di Como in memoria dei ministri e funzionari del governo Mussolini che furono giustiziati in città. Poi hanno alzato le braccia nel saluto romano e gridato un canto fascista. La polizia ha separato i neofascisti dai manifestanti che hanno cantato la famosa canzone partigiana Bella Ciao. La cerimonia in ricordo di Mussolini è avvenuta mentre Giorgia Meloni ha annunciato durante la conferenza programmatica di Fratelli d'Italia che si candiderà alle elezioni europee. Il partito di Meloni affonda le sue radici nel Movimento Sociale Italiano, fondato nel 1946 da Giorgio Almirante, capo di gabinetto del Ministero della Cultura Popolare dell'ultimo governo di Mussolini. I Rolling Stones hanno inaugurato il nuovo tour con una memorabile prima tappa a Houston, in Texas, domenica sera. La band si esibirà in 16 città tra Stati Uniti e Canada per promuovere il primo disco dopo 18 anni, Hackney Diamonds. Nonostante non siano più così giovani, gli Stones hanno suonato con l'energia di una band che era in tour per la prima volta, regalando al pubblico oltre 2 ore di musica e alcune canzoni inaspettate come Rocks Off e Out of Time, una canzone del 1966 mai suonata prima d'ora negli Stati Uniti. Decenas de personas se han reunido aquí en Valencia, convocados por la plataforma 6F, un movimiento independiente que surgió al calor de las protestas agrarias que recorrieron Europa a principios de este año. Lo hacen junto otras 10 organizaciones de 10 países europeos distintos que se han reunido aquí para trazar una estrategia conjunta de cara a las elecciones europeas y para la organización de una manifestación el próximo 4 de junio, apenas unos días antes de ir a las urnas en Bruselas.
que esperan que sea multitudinaria, con mensajes como la priorización de los productos producidos en Europa frente a los productos del exterior, el fin de las políticas verdes y de la Agenda 2030 y el fin de acuerdos comerciales como, por ejemplo, el de la importación de grano de Ucrania o el futuro de Mercosur. Son ideas que resuenan con los mensajes de la extrema derecha europea, que espera hacer de las protestas agrarias una de sus principales activos electorales de cara a estas próximas elecciones europeas. En España, Vox espera canalizar parte de este descontento, aunque no está todavía muy claro quién conseguirá hacerse con el voto del campo en España. En Valencia, Jaime Velázquez, Euronews. Papa Francesco è il primo capo della Chiesa Cattolica a visitare la Biennale d'Arte di Venezia. Una grande folla lo ha accolto sull'isola della Giudecca prima che il pontefice raggiungesse il carcere femminile locale, trasformato temporaneamente in spazio espositivo. Nel cortile del penitenziario Francesco ha parlato con circa 80 detenute e nel suo discorso ha sottolineato la necessità di un sistema carcerario orientato alla riabilitazione dei detenuti. Fondamentale che anche il sistema carcerario offra ai detenuti e alle detenute strumenti e spazi di crescita umana, di crescita spirituale, culturale e professionale, creando le premesse per un loro sano reinserimento. Per favore, non isolare la dignità. Il Vaticano ha scelto di allestire simbolicamente il proprio padiglione all'interno del carcere femminile di Venezia. La mostra della Santa Sede presenta tra le altre opere pittoriche a parete, stampe e sculture.